Un'altra storia che ti volevo raccontare, questa è molto più personale ed è forse quella che mi ha avvicinato di più a quello che è la ricerca del mondo delle masche, la ricerca di quello che non è solo storico ma è anche qualcosa che non si vede, non si conosce. Avevo circa 14 anni, di solito andavo in montagna nella Val Soana, da quelle che sono le mie origini, sono sempre andato in montagna a camminare da quelle parti. Quell'anno ho deciso di cambiare e andare in Val Chiusella. Ho trovato un rifugio a fondo e tutti i giorni mi facevo una mia bella camminata da fondo a traversella e da traversella a fondo, anche per trovare un po' di vita, perché su a fondo c'era poco, giù invece c'erano i ragazzi, c'erano un po' di ragazze, c'era un po' di movimento. Tutte le sere mi facevo la camminata, tutte le sere arrivavo su abbastanza presto. Una sera, non mi ricordo più qual è stato il motivo, mi sono fermato un po' di più. Sono incamminato, era già verso l'imbrunire. Era d'estate, faceva caldo, c'era un po' di vento, però il sole cominciava a scendere molto in fretta. Io mi sono incamminato molto velocemente, però il tragitto di 7 km comunque si faceva anche sentire. Sono arrivato nelle prime curve, già non si vedeva più tanto lontano, è arrivata una macchina con le luci alte. Si è avvicinata a questa macchina, ho visto, ma sì, era il signore che abitava nella casa vicino, sicuramente mi darà un passaggio, figuriamoci. E questo signore invece non si è fermato, anzi, è arrivato vicino, ancora ha dato un colpo di acceleratore. Sono rimasto stupito, magari è un po' anziano, magari non mi ha visto, magari non mi ha riconosciuto semplicemente. Ho fatto un altro chilometro, chilometro e mezzo, e un'altra macchina si avvicina. Vabbè, questo lo conosco, è il fotografo di Baldissero. Era un signore che in quel periodo andava su a fare tutte le fotografie, quindi una persona che sicuramente ci vede bene, sicuramente mi conosce, un passaggio me lo dà. Anche lui, niente. E ho cominciato a pensare, qua devo fare il più in fretta possibile ad arrivare sul rifugio perché viene notte. Il vento ha cominciato sempre a essere più forte, le foglie cominciavano a muoversi, sentivo dei rumori, sentivo come dei passi dietro di me, una presenza. Alla fine ho fatto ancora circa un chilometro, arrivo nelle ultime curve prima di arrivare su a fondo, vedo una macchina che riconosco, è la figlia della signora Luciana e sicuramente lei a quel punto lì mi darà un passaggio e mi farò ancora quell'ultimo chilometro in piena notte e arriverò al rifugio. Anche lei passa, si ferma, rallenta, anzi non che si ferma, rallenta, mi guarda bene e se ne va via. E io ero un po' stupito, è successo qualcosa, come mai nessuno si ferma? Arrivo su al rifugio e sento dietro di me dei passi, ma dei passi non umani, c'erano dei passi particolari, camminavano nelle foglie, ogni tanto mi giravo, sentivo questi rumori. Appena sono arrivato in baita, appena ho aperto la porta, mi sono subito richiuso dietro la porta, dietro di me. Ho sentito un ululato, un latrito, un cane, però non ci ho fatto caso. Era un po' inquietante perché faceva venire un po' i brividi lungo la schiena sentire quel latrato di un cane che io non avevo visto. Passa la notte, arriva il mattino dopo, vado a far colazione, entro nel bar da Luciana, oltre il ponte di fondo, il primo arriva Giovanni e mi guarda e mi fa: ah, ieri sera ti ho visto, ma c'avevi un cagnone nero dietro di te. Non mi sono fermato. E ho detto: ma come un cagnone nero? Io non ho visto nessun cagnone nero. Allora vedo il fotografo e dico: ma ascolta, ma anche te sei passato di lì, perché non ti sei fermato? E anche lui mi dice la stessa cosa. Dice: ma avevi un grande cane nero, ma bello grosso dietro di te, sembrava un cane da pastore. Allora mi giro verso la figlia di Luciana e gli dico: ascolta, almeno te dimmi, ma che cosa c'era che non ti sei fermato ieri sera? C'avevi un cane, anzi era nero, sembrava sporco, sembrava, non ho avuto voglia di caricarti perché mi era inquietante, mi faceva paura. E a me invece la paura mi è venuta dopo, il pensare di avere avuto vicino a me un cane nero che mi ha accompagnato lungo tutta la strada, non mi ha fatto nulla, anzi mi ha protetto,
mi dà ancora oggi quell'inquietudine e mi fa ancora sentire i brividi lungo la schiena.